Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastric Drums. Nel video di oggi voglio portarvi all'interno del mio nuovo corso Rudimenti, Tecnica e Applicazioni e spiegarvi bene tutto quanto, da dove nasce il corso, perché è stato creato questo corso. Voglio spiegarvi anche e farvi scoprire come ricevere delle lezioni gratuite. Vi faccio vedere tutto quanto oggi, vi parlo dello sconto che c'è, vi parlo di tutti i link che trovate in descrizione, ma tutto questo ve lo dirò, ve lo spiegherò, ne parleremo dopo la sigla. Il mio nuovo corso Rudimenti, Tecnica e Applicazioni è un corso ovviamente dedicato a tutto il mondo dei rudimenti, ma i rudimenti non bastano. Perché? Perché molto spesso quello che mi dite, quello che mi chiedete è come studiare i rudimenti, come studiare la tecnica per riuscire a studiare i rudimenti, e soprattutto una cosa che mi dite molto spesso è: sì, ok, allora io studio i rudimenti, ma poi non so cosa farmene, perché una volta studiati i rudimenti, boh, e da suonare così sono super banali. Pensate a un paradiddle sulla batteria: se suonate il paradiddle, proprio il rudimento, è la cosa più banale del mondo. E proprio per questo ho detto, dato che ho sviscerato un bel po' negli anni i rudimenti, ho detto faccio un corso dove spiego i rudimenti, quelli veramente utili, e faccio capire come applicarli sul set per riuscire a farli diventare musica di base, per riuscire a far diventare quello che studiamo su pazzo rullante musica. E questo lo faccio attraverso tre aspetti, cioè numero uno le tecniche, cioè le tecniche fondamentali per poter studiare al meglio i rudimenti. Vi spiego in pratica tutte le tecniche veramente importanti per i batteristi. Numero due, studiamo i rudimenti, quelli utili, ve lo ridico perché questa è la cosa importante, studiamo i rudimenti, quelli utili per i batteristi, e soprattutto dopo vi spiego tante possibilità di applicarli sulla batteria nel momento in cui andate a suonare con la vostra band, nel momento in cui suonate le drum cover, nel momento in cui create pezzi vostri, in qualsiasi momento e soprattutto in qualsiasi genere. Vi ricordo che il corso è in sconto lancio fino a domenica 9 luglio alle 23:55, quindi c'è uno sconto di circa il 25%. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione, ma adesso andiamo sul computer perché vi voglio spiegare bene come funziona il corso. Quindi partiamo dall'home page. Questa è l'home page del mio sito, dove ovviamente c'è il nuovo lancio Rudimenti, Tecnica e Applicazioni. È arrivato Rudimenti, Tecnica e Applicazioni, il corso che ti permette di studiare rudimenti e le applicazioni più utili per portare a un livello superiore tecnica e creatività alla batteria. Scopri Rudimenti, Tecnica e Applicazioni. Qui c'è il counter di quanto è ancora, quanto tempo rimane ancora per approfittare dello sconto. Ovviamente voi che vedete questo video in questo momento il counter sarà sicuramente a meno, come giorni, ore, minuti e secondi, quindi andate a controllare se siete ancora in tempo. Comunque, cliccando qui sopra su Scopri Rudimenti, Tecnica e Applicazioni, abbiamo la pagina del corso. Qui le possibilità sono ovviamente quello di acquistarlo al prezzo lancio col 25% di sconto, di scoprire il corso o di ricevere i contenuti gratuiti, come potete vedere qua. Se volete ricevere dei contenuti gratuiti, basta mettere il nome, mettere la vostra mail. Questa tra l'altro che sto scrivendo è proprio la mia mail, gmail.hf. Scrivete iscriviti, cliccate iscriviti e vi arrivano i contenuti gratuiti direttamente per mail. Se volete scoprire come è strutturato il corso, invece cliccate su Scopri il corso e qui avete tutto diviso per capitoli, da capitolo 1 a capitolo 7, perché è diviso in 7 capitoli, con tutte quante le copertine, i titoli di ogni lezione e la durata della lezione. Durate delle lezioni che in tutte le 49 lezioni che ci sono all'interno di Rudimenti, Tecnica e Applicazioni, formano 10 ore di corso. Quindi qui andate dall'inizio alla fine e avete tutte quante le lezioni, in modo tale da poter vedere quello che volete. Io in realtà, questo cos'è? Via. In realtà ovviamente ho già il corso, quindi vado su i miei corsi, qui a parte tutti i corsi già usciti,
clicco su guarda il corso studimenti tecnica applicazione e qui sono dentro, quindi una volta acquistato il corso sarete dentro questa pagina dove avete accesso a tutte le lezioni. Allora, prima cosa, noi possiamo andare ovviamente a vedere qualsiasi lezione, abbiamo 7 aree didattiche, 7 capitoli. La prima area didattica si basa sulla tecnica fondamentale, quindi partiamo dall'impugnatura e pian pianino andiamo a vedere tutto quello che è la tecnica importante, il modo di colpire il tamburo, facciamo un po' di esercizi per la mobilità e per la velocità sul set. Nell'area didattica 2 cominciamo veramente i rudimenti, quindi abbiamo appreso la tecnica, adesso cominciamo i rudimenti con i colpi singoli senza accenti, quindi vediamo Rafa 3, Rafa 4, Rafa 5, le applicazioni di Rafa 3, Rafa 4, Rafa 5 e le applicazioni sia per quanto riguarda i fill sia per quanto riguarda i groove. Area didattica 3, colpi singoli senza accenti, quindi andiamo a vedere per prima cosa la tecnica Müller, importantissima ragazzi, forse la tecnica più importante che esiste per i batteristi. E poi andiamo a vedere tutta la questione accenti e ghost, col single stroke roll, con gli accenti sia in sedicesimi sia in terzine, andando avanti colpi doppi, quindi nuova tecnica, tecnica push and pull, che è una tecnica molto particolare, non così semplice, ma la facciamo in maniera il più semplice possibile in modo tale da potervi poter vedere dei risultati in breve tempo. E poi andiamo a vedere il double stroke, cioè il rullo a colpi doppi e tutti i rulli, quindi 5, 6, 7 stroke roll, tutti i rulli in realtà no, perché i rulli ce ne sono una marea, ma tanti non servono così tanto al batterista, quindi solo i rulli che servono veramente e che si possono applicare. Infatti andremo ad applicarli sia in contesto di groove, anche qua, sia in contesto di fill e soprattutto sulle canzoni. Area didattica 5, multiple bounce roll e rullo a colpi tripli. Multiple bounce roll sarebbe il press roll. Area didattica 6, paradiddle, raga, qui si spazia, perché i paradiddle, con i paradiddle possiamo fare veramente qualsiasi cosa, soprattutto in contesto di fill, anche in contesto di groove, e lo vedremo, ma soprattutto in contesto di fill i paradiddle, raga, spaccano tantissimo. Area didattica 7, ultima area didattica, flam e drag. Flam probabilmente lo conoscerete tutti, perché tutti avete ascoltato gli AC/DC e quindi you shook me all night long, avrete sentito tu pa 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 questa cosa qua. Poi vabbè, magari se non canto potrebbe essere meglio. I flam in realtà non sono solo questa cosa qua, ma ci sono tantissime applicazioni dei flam, quindi le vedremo, dai flam ai flam accent, ai Swiss Army triplets, ai flam tap, ai flat flam, che secondo me almeno il 90% di voi non sa cosa siano. In realtà, soprattutto nel jazz, è un'applicazione fighissima. E poi il drag, quindi il flam, ma con il doppio colpo prima dell'accento. Queste sono le 7 aree didattiche per un totale di 49 lezioni. Io ne ho completate 0 per adesso, come potete vedere qui, ma comunque, la cosa è questa qua. Prendiamo ad esempio l'applicazione del Rafa 3, magari mi metto le cuffie così sento qualcosina anch'io, che comunque non sarebbe male. Anzi, facciamo così, partiamo da una tecnica, ad esempio 1.2, seduta in postazione, qui una lezione da una ventina di minuti circa, in cui vado a spiegarvi come si sta seduti e qual è l'impostazione corretta. Quindi ovviamente qui c'è tutto spiegato con 4 camere, adesso ve le cerco, come potete vedere qua. Mano destra, quindi mano destra, facciamolo così senza la bacchetta in mano, prendiamo con la nostra mano sinistra la bacchetta e andiamo a inserirla nella nostra mano destra. Chiudiamo la mano e questa sarà l'impugnatura corretta. Ok, come potete vedere ci sono varie camere e quindi avete tutte le angolazioni possibili per vedere al meglio il corso, per vedere veramente qualsiasi cosa, proprio qualsiasi movimento che io faccia, anche ad esempio qui dove inserisco la bacchetta, poi quali saranno i movimenti, potete vedere veramente tutto quanto. La cosa che vi dico già subito è che nel caso in cui ci fossero
problemi di qualsiasi tipo, voi potete scrivere qua il commento e dirmi: non ho capito come si tiene in mano la bacchetta. Mi mandate la bacchetta. Mi mandate il commento e io ricevo il commento e vi rispondo al volo. In questo modo, oltre ad esserci il video che vi spiega le cose, avete anche il contatto diretto con me per eventuali dubbi che ci sono. Quindi questa è la parte di tecnica. C'è una parte ad esempio di rudimenti, in cui ad esempio qui vi spiego il raff, anzi facciamo così, vediamo una parte in cui vi spiego, andiamo qua dai, 5-6-7 stroke roll. Qua vi spiego ad esempio i rudimenti, quindi siamo al punto 2, abbiamo fatto punto 1 tecnica, che in questo caso non sarebbe la tecnica importante per i doppi colpi, non sarebbe stata quella che abbiamo visto prima, cioè seduta impugnatura, ma sarebbe stata questa, quella della push and pull, quindi tecnica push and pull, dove anche qua vi faccio vedere tutti i movimenti. La cosa che cambia nella push and pull è il secondo movimento, perché noi andiamo a fare questo primo movimento. Quando siamo con le dita aperte, quindi abbiamo fatto un movimento di polso, abbiamo permesso alla bacchetta di salire tramite il rimbalzo, il secondo movimento che dovremo fare nella push and pull è quello di chiudere le dita, e chiudendo le dita, lasciando il polso fermo, ma chiudendo le dita, la bacchetta tornerà giù e darà un colpo. Ecco qua, come potete vedere, qui appunto vi ho spiegato la push and pull per poi andare a suonare in maniera tranquilla i 5-6-7 stroke roll. Allora, prendiamo ad esempio una parte in cui... Ok, ad esempio questa parte. La sinistra farà un accento, quindi... Questo rulla 5. Partendo con la destra. Spero sia chiara questa cosa, perché è veramente molto importante. La cosa un po' complicata è che qui la sinistra prepara, perché poi ha l'accento. La volta dopo l'accento ce l'avrà poi la destra, quindi sulle due ghost successive dovremo preparare la destra. Quindi ecco qua che li faccio da tutte e due le parti, sia di sinistra sia di destra. Se non siete sicuri, pensate a questo. Questo ad esempio era il rullo a 5. Dopo aver fatto questo, andiamo a applicarli in contesto di filo, in contesto di groove. Ad esempio, dopo poche lezioni, dopo due lezioni, andiamo già ad applicarli in contesto di groove, e tra l'altro con delle basi, perché oltre a esserci il PDF da quasi 90 pagine con tutte le trascrizioni di quello che vi faccio vedere all'interno del corso, quindi qualsiasi cosa vediate suonata all'interno del corso è trascritta sul PDF, con tutto spiegato anche sul PDF, praticamente è come se aveste un libro oltre al videocorso, che vi arriverà per mail, potrete scaricare, stamparvi, fare quello che volete, ma oltre il PDF avrete anche la sezione downloads, che è qui in basso a destra rispetto al video. Qua avrete ad esempio in questa parte c'è questa canzone che si chiama Mother Funk, con il click oppure senza il click. Quindi voi cliccate sopra, la scaricate, ve la mettete sul cellulare, ve la mettete sul computer, ve la mettete sul... dove volete, e la scaricate e l'ascoltate e la suonate tranquillamente. Io ovviamente queste canzoni le utilizzo mentre vi faccio vedere alcune applicazioni dei rulli, come ad esempio in questo caso. Aumentiamo la qualità. Ovviamente è una cosa importante, adesso che ho aumentato la qualità, è che molto spesso mi dite: ma di quanto internet ho bisogno per poter vedere il corso? Allora, in realtà pochissimo, perché voi avete la possibilità di cambiare qualità, passare dalla qualità massima alla qualità minima, e in questo caso con la qualità minima avete bisogno veramente di poco internet. Poi se la lasciate automatica, comunque in base alla quantità di banda che avete, il sito fa direttamente lui e ve la fa vedere in base alla velocità. Qui ad esempio rullo a 5
Questa è una delle prime applicazioni, rullo a 5, applicato in contesto di groove sul Charleston. Vediamo ad esempio un'applicazione del rullo a 7, dovrebbe essere qua. Qui cominciamo già ad andare abbastanza veloci, E tra l'altro, appunto, non tutti lo sanno, ma con i doppi colpi riusciamo ad andare molto più veloce rispetto ai colpi singoli. Quindi voi avete questo loop che vi potete scaricare e suonarci sopra. Questo è bello tosto. Quindi questo è solo un esempio di applicazione e poi trasformazione di una tecnica in rudimento e da rudimento a batteria. Come potete vedere siamo partiti in questo caso dalla push and pull, l'abbiamo studiata, parte 1, parte 2 abbiamo studiato i rudimenti, parte 3 abbiamo trasformato i rudimenti in musica, quindi trasformato i rudimenti sulla batteria e in una canzone. Ad esempio, se vogliamo vedere i paradiddle come fill, ad esempio ci sia groove sia fill con i paradiddle, vediamoli come fill anche qua. Come potete vedere qui abbiamo una canzone da scaricare, sempre con e senza click. Vediamo se ad esempio qui suono. Nuovo groove della battuta. Ok, qui. Stessa cosa di... Qui direi di sì. Un'altra canzone. Quindi come potete vedere pian pianino diventano sempre più interessanti questi fill e soprattutto la cosa che a me preme di più è quella di darvi delle applicazioni da poter utilizzare subito. Ad esempio questi fill sono trascritti, sono spiegati, li potete utilizzare al volo, li imparate a memoria e andate. Ma la cosa interessante secondo me è che vi do anche gli strumenti poi per creare delle vostre applicazioni in modo tale da poter imparare a spostarvi tranquillamente come volete e in maniera creativa in base alla vostra di creatività sul set. In questo modo avrete la possibilità di creare un vostro vocabolario proprio alla batteria, che è diverso dal mio, che è diverso da un altro batterista, che è diverso da un altro batterista, ma utilizzando sempre i rudimenti, perché le possibilità con i rudimenti sono infinite. Infatti poi andremo a metterli anche insieme e capirete quante possibilità ci sono. Vi faccio vedere ad esempio anche questa parte in cui vado ad applicare questa canzone, in cui vado ad applicare il flam all'interno appunto di un brano, dove non lo applico solo pra 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 e basta, ma lo faccio tra tom e rullante in vari modi. Ve la faccio sentire. Anche questa qua è trascritta sul PDF, tutta trascritta. Vediamo un po' se parte. Sì, parte. Ma non sto. Eccoci qui in una nuova lezione in cui... Qui. Vado un po' di... Ad esempio questo il groove qua con il flam al posto del backbeat, cioè con il backbeat con il flam, è veramente interessante. Andiamo più avanti, questa è la strofa. Figata sto pezzo. Fill col flam, eccolo qua. Globe e poi di nuovo fill con dei flam diversi. Ok, quindi appunto le applicazioni, queste ad esempio siamo alla 7.3, quindi la terza lezione dei flam, e in realtà poi ce ne sono ancora una, due, tre,
3 alzo sui flame, in cui andiamo a vedere i flame accent e di nuovo lì, dopo aver visto il flame come rodimento e poi applicato, andiamo di nuovo a vedere altri rodimenti, flame accent, switch rambi, triplets e flame tap, e poi andiamo ad applicare anche quelli principalmente con i flame tap, no, principalmente con i flat flame. Quindi di base, ragazzi, questo è tutto il corso. Vi ricordo che sono 49 lezioni più l'ebook da circa 90 pagine, più le basi scaricabili, più la possibilità di commentare e avere un contatto diretto con me, in modo tale che vi possa spiegare alcune cose che magari non sono utili. Tutto questo è in sconto lancio, ma solamente fino a domenica 9 luglio alle 23:55, poi successivamente andrà a prezzo normale. Quindi fino a domenica potete avere lo sconto del 25% e trovate tutti i link che vi riportano sul sito che vi ho fatto vedere oggi, cioè il mio sito gastubdrums.it. Non ricordo come ho cominciato la frase, comunque di base questi link sono in descrizione. Vabbè, e quindi ragazzi, che dire? Direi che vi ho detto tutto, spero di avervi detto tutto. Vi ricordo che avete la possibilità di richiedere anche i materiali gratuiti, in modo tale da poter vedere alcune lezioni del corso. Trovate sempre qui sotto in descrizione il link, come vi ho detto prima, quando poi mi sono dimenticato le cose. Basta che andate sull'home page, vi faccio di nuovo vedere, home page, scopri rudimenti, tecniche e applicazioni, e andate qua, scrivete il vostro nome, le vostre cose, la vostra mail, eccetera, e richiedete i contenuti gratuiti. Ovviamente per qualsiasi domanda sul corso, su qualsiasi domanda in generale che magari non avete capito di questo video, eccetera, scrivetemi qui sotto nei commenti, vi rispondo al volo. E basta, direi che vi ho detto tutto, quindi grazie per essere arrivati fino a qui. Se vi va, intanto iscrivetevi e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.